Oggi discutere di contrattazione sociale alla luce degli eventi, dell'attualità, delle discussioni che coinvolgono e spostano l'attenzione potrebbe per alcuni versi, a chi è estraneo al mondo sindacale e alla rappresentanza, apparire una cosa difficile e forse anche fuori dal tempo. Per chi come noi, che all'interno della nostra organizzazione opera in un territorio come la Calabria, nella piana di Gioia Tauro Rosarno, il tema della rappresentanza si incrocia in maniera inscindibile con il tema della contrattazione sociale e con il tema dei diritti. Fare contrattazione sociale oggi io credo che va vista come una possibilità e una opportunità di includere anche i nostri soggetti della rappresentanza. In un territorio come la Calabria, dove c'è poco da distribuire perché il tessuto produttivo è ormai quasi assente per la crescente crisi, in un territorio dove l'aggressione dei diritti passa anche attraverso la concessione dei luoghi della discussione e del confronto per la contrattazione. Ma credo che questo sia il momento più importante, fa bene la CGIL, per rilanciare la contrattazione sociale anche per assumere nuovi pezzi di rappresentanza. Fare la contrattazione per noi è stato soprattutto riuscire a tenere dentro i migranti di Rosarno, al centro delle cronache dell'anno scorso, ma anche al centro delle cronache dei giorni poco fa trascorsi. Giorni importanti che hanno visto una grandissima prova di democrazia in coincidenza con l'anniversario, e credo che anche fare contrattazione sociale significa riuscire a conquistare i primi moduli abitativi che ci auguriamo daranno una dignità di vita che proprio in queste ore sono stati consegnati a quel territorio. Fare la contrattazione sociale significa per noi una nuova sfida. Riuscire a tenere insieme i diritti dei lavoratori migranti, ma anche mediare i conflitti con le popolazioni del luogo, perché è chiaro che significa anche avere un confronto su questi temi. Per cui io credo che la prima riflessione che va fatta in questa direzione: allargare gli spazi della contrattazione sociale, non agli spazi tradizionali che guardano solo, che pur conservano un punto importante, i pensionati, che guardano solo i lavoratori in crisi dal punto di vista tradizionale, ma che guardano anche le nuove figure. In una realtà dove anche questo aspetto è significativo, noi abbiamo attraverso la contrattazione sociale ottenuto dei risultati importanti che riguarda quelle attività produttive che sono in crisi, e quella possibilità che magari avremo dagli eventi che giorno per giorno ci trovano a dover gestire una situazione di difficile emergenza. Credo che questa è l'opportunità per unire il nord e il sud del paese, è l'opportunità per la nostra organizzazione di ritornare sul territorio. Mi ha fatto molto piacere nell'intervento oggi di Susanna un riferimento alle Camere del Lavoro Comunale, una struttura importante perché riesce ad intercettare subito i nuovi bisogni, una sentinella importante per la costruzione di importantissime vertenze. Vertenze nuove, vertenze che guardano i nuovi bisogni, ma anche un luogo importante di osservatorio anche rispetto a quello che accade sotto altri aspetti. Viviamo appunto una crisi d'emergenza in un territorio che non posso non escludere dalla discussione di oggi la vicenda che riguarda proprio in queste ore la prima importante significativa crisi al porto di Gioia Tauro. Un porto che, come è stato oggetto al centro della discussione nella nostra ultima iniziativa per il Mezzogiorno, può rappresentare l'unica forse vera possibilità di capovolgere le sorti del nostro territorio. Lì si sta consumando il più grave dei
degli sbagli e degli errori che sta commettendo il governo nazionale. Una scarsa attenzione, una idea, solo per fare l'esempio, di un federalismo al contrario. Infatti uno degli effetti di quelli che si stanno verificando è la mancanza all'interno dei provvedimenti di misure che possano favorire lo sviluppo del porto e lo sviluppo del territorio. Mi riferisco ad esempio alla mancata concessione dell'autonomia finanziaria all'autorità portuale. È un paradosso. In un luogo del sud dove c'è l'unico livello di produttività e la possibilità di far rimanere a quel territorio le ricchezze per far fronte alla competizione mondiale, alla competizione globale, il governo non interviene, anzi si oppone alla soluzione di trovare anche per questa via un rilancio di quella struttura portuale. Per cui in queste ore siamo fortemente preoccupati rispetto al futuro, siamo fortemente preoccupati su quello che potrà accadere in un territorio già debole, dove viene meno l'unica possibilità presente di sviluppo, l'unica possibilità presente di futuro per tantissimi ragazzi e ragazze che in quella struttura portuale hanno investito il loro futuro. Con un altro pericolo forte che non è lontano da quello che sta accadendo a Mirafiori, perché è chiaro che l'atteggiamento dell'unico terminalista all'interno di quel porto oggi è di condanna e di denuncia anche rispetto all'azione del governo, ma noi siamo già preparati a quello che potrà accadere domani, perché è chiaro che nel momento in cui la politica a livello nazionale non vorrà o non saprà dare una risposta, è chiaro che quel terminalista verrà a chiederci il conto e verrà a mettere in discussione quelli che sono gli aspetti non solo del costo del lavoro in un riferimento, in un parametro che ci porterà fuori dal rispetto dei livelli retributivi, ma anche rispetto alla tenuta dei diritti. Noi non possiamo accettare una competizione al ribasso che rischi che in quel territorio, ma nel paese, non solo si perda l'unica possibilità che è quella di far rinascere quel territorio. Se solo pensiamo alle grandissime ricchezze, alle grandissime opportunità che transitano in quella struttura portuale, che da solo attraverso un intervento di logistica potrebbero produrre un'opportunità vera, ma ci troviamo di fronte alla possibilità che lo scenario futuro ci veda destinatari di un modello al ribasso, di un modello che possa vedere in quella realtà una caduta pericolosa del riconoscimento dei diritti. Per cui ritengo che nell'iniziativa di oggi mettere al centro la territorialità è una scelta strategica, perché l'attenzione della nostra organizzazione, l'attenzione delle nostre proposte e delle nostre piattaforme debba partire dal territorio. Noi ci riteniamo impegnati a sostenere questo processo di insediamento della nostra organizzazione nel territorio, convinti con grandissima certezza che attraverso un lavoro sinergico con tutti i livelli dell'organizzazione, in qualsiasi parte del paese, si potrà far continuare la speranza, che al sud purtroppo ahimè giorno per giorno diventa sempre più debole, di avere un futuro migliore.